Cioè, nella mia parte è pieno di crateri qua. Qualcuno ha fatto esplodere qualcosa. Qualcuno per caso aveva un accento vagamente siciliano? Non lo so questo. Non c'è neanche il mio letto? Forse è dentro c'è il mio letto? Sì, non c'è il mio letto, hanno rotto il mio letto. Io non ho un letto, frate. Vabbè, lo ruba la Bosch. Gli alberi volanti, madonna, il siciliano. Ma c'è un letto sto povero del cazzo? È interessante che la gente si prenda soltanto il ferro, ma non tolga mai le rose dalla farm di ferro. Tutto così veramente, ragazzi e ragazze, Bessi di Vitali, sono Davide Giovanni e questo qua è un nuovo video della serie SMP. Nel precedente video ho costruito quella struttura lì e poi cosa ho fatto nel precedente video? Ah sì, ho fatto anche la farm dietro di me. Sono con Yaki in questo momento, ma tanto non lo vedrete più ora. Cosa è successo tra un episodio e l'altro? Beh, l'avete visto nella clip pre-intro e adesso possiamo subito finire la build di questa roba qua, quantomeno dall'esterno, quindi giusto le finestre, qualche dettaglio e vabbè i pavimenti dentro, perché sennò fare le finestre è un dito nel culo. Poi dopo andremo plausibilmente a farci cavalli e fare una piccola di scambi con i villager. Allora, signora Bosch, devo parlare con lei un attimo di una cosa. Oggi sono entrato e ho trovato dei sospettosi crateri davanti alla centrale della polizia municipale. Lei per caso che è siciliano? Io mi sto facendo casa mia. Lei per caso che è siciliano? Sa da dove siano provenuti questi crateri? Crateri misteriosi. Posso darti una mano a capire in quanto esperto di balistica, in quanto siciliano? Non basta che mi dici da dove sono venuti. Io sono sicuro che tu lo sappia. Io so che tu lo sai. È inutile che mi menti. Non ti mento per il semplice fatto che sono stato io. Mi sto facendo casa. Allora, senti, no, sono comparsi dei cazzo dei crateri qui davanti. C'è una sola persona in questo server di merda che mi ha minacciato. Ok, e sei tu. Ok. L'abbiamo su video. Costruiamo un tribunale. Poi processiamo gli zombie per averci ucciso. Poi processiamo la Bosch. Però manca Fior come giudice. Vabbè, lo faccio io. Ma non si può mettere sta roba qui. Cosa? La pallottola. E come no? Perché no? Sì. No, cioè, Yak sei un c***one. Sei un c***one, un pezzo di c***o, uno c***o, un idiota, un testa di c***o. Anche dei difetti. No, no, no. Godere da questa parte. No, 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 no. Io sono in una situazione delicata. La mucca con la rabbia. Come cazzo ha fatto a colpirmi attraverso i blocchi? Ecco a voi Graziano 2.0. Andiamo Graziano, c'è un lavoro. Sono le 23. Dio, Yak, tutta colpa tua, andate a dormire, Cristo. Cioè, ma sai che c'è il raid e non posso neanche dormire perché c'è il Vex che mi ammazza, perfetto. Sai che parte il raid se lo fai fuori? Il tuo primo pensiero è ammazzarlo. Ma che cazzo c'hai nella testa, madonna? Oh, Gesù. No, curate. No, fallo fuori, deve morire. No, perché sennò disturba la farm. Disturba la farm, va ucciso. No, è un eroe, va abbattuto, non è un eroe di guerra. No, 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 io lo kill ogni volta. Questa era tanto un schifo. Questo è perché... Questo è perché hai fatto partire il raid. Peccato che potevo mettere la canzone del fosso. Aspetta, di Aldo. Mannaggia il copyright. Ba 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 ba. È questa? No. No, posso farla sentire perché si sta. Ma perché c'è un creeper in casa mia? Wow. E la sporn. Non lo so poi. In onore di Casimiro ho portato per voi un po' di cocaina. Ma è zucchero. La casa è stata completata da fuori praticamente. Cosa fa? Ah no, in realtà non ne avevo un cazzo. Non ho messo le finestre, ma lo fa off camera. Ho separato in piani. Fondamentalmente sono tre piani. Piano terra, primo e soffitta. Ho fatto una porta da lì. Qui ci sarà poi il balcone che dava sulla parte bassa del magazzino. Sarà probabilmente un magazzino anche la parte alta, ma ne dubito perché non credo di avere tutta sta roba. La soffitta è ancora da fare, ma onestamente mi sto rompendo i coglioni, quindi ci voglio di fare altra. Detto ciò, andiamo a vedere la casa del siciliano. Qual è praticamente che ti dà fastidio? Quest'angolo non so come sistemarlo. Solo quello ti dà fastidio. Sì. Farà cosa.
cosa dovrei dire? Che... Però l'idea è figa, cioè tu entri in casa e ci sono vari piani. Ci sono i piani, guarda che roba in questa casa. La cosa è che tu entri in casa e vedi l'oceano, ci può stare, non è male, è una buona idea. E poi continua così, cioè questa cosa è figa, se è sviluppata bene ci può stare. Il punto è che c'è un concetto, poi tutto il resto è merda. Allora, le pareti devi texturizzarle, non puoi fare una muraglia di cobblestone così, se no sembra che è cagato grigio e le posizionate lì a mano. Il tetto, ti prego, dagli fuoco, piuttosto che fare una roba del genere, non metterlo, fa come i barboni. Come sistemare questo problema? Ma fai un po' te, basta alzare il tetto e mettere queste pareti a livello con questo, cioè non mi sembra una cosa difficile. E poi boh, cioè dagli fuoco, posto sei. Però mi raccomando, se vi dico che per buildare bene serve una reference, specialmente quando non si è capaci, mi raccomando, la reference, piuttosto che usarla per buildare, stringetela forte nel vostro pugno e ficcatevela in culo con tutto il pugno connesso. Questo è il modo giusto per fare le cose. Anche questa ingegneria. Allora l'idea di base l'hanno apprezzato. Sì, sì, l'idea di base l'apprezzo molto. Cioè è figo che tu apri l'ingresso di casa e vedi l'oceano, complice anche il fatto che la render distance è lunga 2,5 feet, di conseguenza non vedi lo scoglio di merda che c'era in fondo. Però per il resto fa schifo, sì. Però sì, dai, Raboji, non continuare così, ti prego. Prenditi, veramente, ti prego, prenditi delle reference di case di Minecraft, guardi come sono fatte e dici, perché queste qua sono belle mentre la mia fa schifo al cazzo? E facendo così cerchi di trovare tutte le differenze. Presente il gioco quando la settimana enigmistica ci sono le due immagini simili, tu devi trovare le differenze. Ok, con la differenza che a sto giro stai confrontando una Ferrari con il buco di culo di Rosario Muniz, ok? E devi capire come faccio a far diventare questo buco di culo un luogo ospitale, accogliente, bello. Devi fare così. Il carbone è il risultato di anni e anni di compressione sottoterra. Sai cosa faccio tra un poco? Comprimo te sottoterra in un pilone delle fondamenta di un albergo. Diventi del carbone. Così diventi del carbone, no, diventi delle fondamenta te. Guarda che il nonno di Raboge nelle fondamenta del palazzo della regione di Sicilia. Ah beh, guarda. Allora parte del comune letteralmente dal 1861. La nostra famiglia è letteralmente nelle istituzioni. Vive letteralmente nelle pareti delle istituzioni. Può fare una farm di lava. Allora, in realtà sì, ma non credo sia tutto sto granché. Ah, poi c'era l'equa sempre. Ma di no. Fidati che è molto più efficiente la farm di carbone fatta con la farm di alberi. Di carbone o carbonella? Farm di carbonella, carbone, chiamalo come vuoi. La stessa. No. Con la carbonella lì puoi fare un blocco di carbone. Ma poi perché i blocchi di carbone? Che ti servono? Non servono un cazzo. Devo fare una cosa che mi sono promesso di fare tanti anni fa. Comunque no, non si possono fare blocchi di carbone. Ma nel senso, con il carbone che risparmiamo usando la carbonella, puoi fare i blocchi. Mi ha quasi convinto. Lo so. Una cosa, prendiamoci tanta lana e tanto legno. Così ogni volta ci possiamo fare i letti e lasciarli indietro, in modo che se moriamo respawniamo vicino dove siamo morti. Ma questo mi intelligente. E soprattutto possiamo dormire e saltare la notte. Oh, ma facciamo in fretta che poi devo caricare video di TikTok e vorrei evitare di andare a dormire dopo domani. Dai, tutto gas. In teoria non dovrebbe essere un viaggio difficile perché sarà tutto in mare. Alla pratica sarà. Poi sarà soprattutto tutto dritto il viaggio. Ma c'è un'isola. E del ghiaccio. L'abbiamo già visti, basta. Cioè dobbiamo farci 5000 blocchi. Ma quel pollo è mio amico. Non è un pollo, è un'oca. Se no non stava in acqua. Devo aiutare il pollo. Ma non è un pollo, non puoi toglierlo dal suo ambiente naturale. C'è un affogato che è entrato sulla barca. Aiuto, aiutatemi. Dove c***o sei, mo? No, non credo. Ma certo, qua ci siamo stati. Sì, sì, in una spedizione. Ci siamo. Non c'è andare, Jack, non c'è andare, non c'è andare. Okay. Porca, no, no, veloci, veloci. No, non ci si ferma qua. Non ci si ferma. Sì, qua ci siamo già stati. Ho perso la spada. Non ti preoccupare, ho un botto di ferro. Ma dove siete? Io sono dal tesoro. C'è un affogato che continua a spararci. E io ho perso la mia spada e non posso difendermi. E siamo sempre andati avanti, Jack. Non possiamo andarti alle coordinate. Se ci fermiamo, moriamo. Sono tre affogati con il tridente. Io sono morto. Faccio un punto di rigenerazione. Così. Metti un letto. Solo che non ho più la mia spada. Non vi vedo. Jack, cioè... c'è un'isola. Ah, aspetta, ho trovato delle costruzioni. Oh, il tridente! Me lo sono inculato io, godo. Deduco siate voi. Eccovi, arrivo. No, mi hanno fottuto tutto. Lascio anche una barca sull'isola, così se si muore c'è una barca sull'isola per chi muore. Sono a 90
90, allora, 62. Le coordinate te le ho date. Però ma non me ne frega un cazzo di dove sei. Ah, e dove siete voi? Stiamo andando sempre nella stessa direzione. Allora arrivo. È così duro fare questa serie. Specialmente con la voce che fa più rumore che i frasi intelligenti. Tanto il letto ho piazzato io. Vabbè. Siamo giusto contentini. La provvidenza. Vedendo gli iceberg, penso di sapere più o meno dove siamo. La Valle d'Aosta. Esatto, siamo in Valle d'Aosta. È il marmolato tra 10 anni. Perché qui è pieno di mob di giorno? Ma l'avete già esplorata questa zona? Sì, sì, certo. Quindi essendo già generata, spawnano già i mob. Abbiamo fatto dei crimini di guerra qua con i pillager. Ah, sì, sì, mi ricordo. Abbiamo dato fuoco alla loro casa. Sì, l'altra volta siamo arrivati dall'altra parte. Quindi avete fatto il giro lungo in acqua. Era quando io stavo costruendo il municipio. Mi sono perso, dove siete, cavolo? Eravate lì e voi non ce l'avete più. Yuck. È un bambino che racconta come è andata quando ti sei perso. Che bello. Siamo proprio europei. Arriviamo in un posto, disboschiamo, ce ne andiamo per non tornare mai più. Ci prendiamo tutte le risorse. Dove siete? Siamo sempre nella stessa identica direzione in cui siamo sempre andati fino adesso. Ah, ok. È letteralmente la stessa identica risposta che ti abbiamo dato da quando abbiamo iniziato il viaggio fino a questo momento. Perché chiedi ancora? Non mi hai aiutato. Boge non ha capito come funziona la crafting table. Io sono dal letto rosso. Ma porca puttana, siamo dal lato opposto siamo. Perché sei tornato indietro? Ma dal lato opposto riguardo a cosa? Nella direzione in cui dobbiamo andare. Ok, allora arrivo. C'è la giungla, ok, dovremmo essere quasi arrivati. Prendiamo anche dei saplings di giungla. Grazie per togliermi i blocchi da sotto il culo, Prego. Volevo vedere la tua reazione. Ma che reazione vuoi che avessi? Incazzo. Io giuro che il prossimo iscritto che dice server degli iscritti, io lo ammazzo. Più dici che non si può fare, più rompono il cazzo. Senti, questa gente ti paga il pane. Non è vero, non paga un cazzo, non mi paga veramente niente. Quanto hai fatto fino ad ora con le visual di YouTube? Assolutamente nulla. Non monetizzi il canale. E no, non posso. Però ancora non hai 1000 iscritti. 1000 iscritti, ma poi mi servono 4000 visualizzazioni. 4000 ore di visualizzazione all'anno. Boh, non continuo a non trovarvi. Però ho trovato una propagula per terra. Quindi dovreste essere passati voi di qua. Vabbè, io raccolgo la roba che trovo qua. Poi ci incontriamo, va. Ok, quindi Yak adesso c'è il suo legno rosso che potrà utilizzare per farsi il suo castello del terrore, della paura. Va bene, ormai siamo rimasti solo io e voi. Quindi direi che mi piazzo un paio di queste e poi me ne vado a fare in culo perché c'ho sonno. Ieri ci siamo lasciati, ieri per me in realtà sono passati quasi 2 giorni dall'ultima clip, ci siamo lasciati che eravamo tornati dalla nostra spedizione in giro per il mondo. Precedentemente nel video avete visto anche la mappa della strada che abbiamo fatto, quindi abbiamo fatto quella tutta dritta e siamo poi tornati indietro dritti, per cui non sono stato a registrare le clip, anche perché purtroppo dalla giungla in poi, da metà esplorazione della giungla in poi, le clip sono iniziate a diventare molto laggose e scattanti, per cui non ho potuto inserirle nel video. Alla fine non vi siete neanche persi tutto sto granché, perché comunque eravamo stanchi e abbiamo registrato poco e soprattutto c'era poca roba che faceva effettivamente ridere lì in mezzo. Quello che voglio fare prima di staccare, di effettivamente terminare il video, è finire di arredare dentro. Questo perché finalmente ho degli altri legni, ho soprattutto acacia e mangrovia, specialmente l'ultima mi piace molto per decorare gli interni, in questo caso andava veramente molto bene. Mentre invece per quanto riguarda la soffitta, datemi voi dei consigli, perché non so veramente cosa metterci, oltre ovviamente a mettere anche delle scale girate qua sotto per dargli comunque una forma sensata. Non ho ben idea di cosa farci. Non ho molto tempo oggi, per cui devo sbrigarmi veramente tanto, perché devo uscire stasera e voglio finire di editare il video entro oggi. Lagga veramente tantissimo oggi il server. Direi di abbattere quelle mangrovie e di prenderci i frutti. La spada ho anche visto dove è caduta, perché avendo editato il video ho avuto la possibilità di vedere effettivamente dove cade la spada. E una cosa che devo fare assolutamente è la farm di propagule. Prima però voglio andare a mettere un pochino di bambù in giro. Mi metto subito a decorare e vediamo fuori cosa ne esce. Ho appena notato che sono un idiota. Sono un idiota perché non ho messo nessun tipo di fornace e quindi non ho un modo per cuocere la roba. Il che è interessante senza ombra di dubbio, ma problematico. Qua dentro ci devo mettere i cavalli quando poi ce li avrò, e quindi non ci vanno qua le fornaci. Potrei metterle qua, anche perché da questo lato ci vorrei mettere un muro doppio, per cui non sarebbe un problema se c'è una parte che è fornace, perché tanto da questo lato qui
cui non si vedrebbe. Per cui potrebbe essere effettivamente una buona strategia mettere effettivamente le fornaci in questa sezione qua. E qui non so se metterci effettivamente una fornace o qualcos'altro. In realtà potrei metterci anche una porta per passare effettivamente, ma così non mi piace tantissimo, quindi preferisco piuttosto chiuderlo. Lì potrei anche metterci tipo una fornace per, diciamo, bellezza, e poi andare a metterci davanti una cassa per mettere il carbone. Non sarebbe una cattiva idea. In realtà rende bene anche così, con questa bella parete di fornaci, bella alta, possente. Devo texturizzare un pochino per terra, ma voglio lasciare comunque della terra, quindi magari potrei metterci della cursed. Dovrei togliere un pochino di grass qua dietro perché non mi piace, e magari metterci del legno, della cobblestone qua sotto le casse. Qui effettivamente questa cassa rimane completamente nascosta, ma tanto qua ci sarà la betulla, qua la quercia scura, quindi abbiamo 7 casse giuste e non ce ne serve un'altra per ora. Poi qua ci potrei mettere i materiali pietrosi al posto che tenerli qua, dove li ho sbattuti molto momentaneamente. Qui ho messo delle trapdoor di abete perché secondo me ci sta molto bene. Qua, però ancora tante ceste da vedere. Qua ci possiamo mettere un bell'ufficio. Difatti ho fatto l'entrata proprio da qui. È un po' contorta, che sale, scende, un po' un casino. Però qua c'era della cobblestone che si vedeva da sotto e non si riusciva a nascondere dai lati, per cui me la faccio andare bene così. Allora, purtroppo avrei preferito veramente finire gli interni di questa struttura già in questo episodio, ma lagga troppo e non ho altro tempo da impiegare in questo lavoro. Per cui vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere il video con tutti i vostri amici. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e passate anche da Telegram e TikTok, dove posto contenuti extra tutti i giorni. Vi ricordo infine di attivare la campanellina delle notifiche se non l'avete ancora fatto, e di pregare la betulla.